l'ex segretario Eva Guidi. Credo che in questo ordine del giorno, dove si cerca, no, di fare chiarezza su quello che è stata il caso Titoli, è stata, no, l'operazione, l'oggetto di discussione di mille discussioni qua in Consiglio Grande Generale, e credo che fare chiarezza sull'inopportunità, sull'illegittimità di questa operazione sia un atto dovuto. Credo anche però che questa richiesta viene sollevata in modo tardivo, quindi non credo che, insomma, si poteva fare molto prima, ma non è mai troppo tardi. Noi su questa operazione abbiamo chiesto tante volte di fare chiarezza, ma c'è stato un muro di omertà di fronte a questa operazione. Oggi apprendiamo di fatto che questo secondo titolo, di fatto, e lo accogliamo con molto favore, non ha portato nessun tipo di perdite, e direi che ci è andata anche molto bene, perché visto i presupposti, noi l'avevamo visto anche nell'ordinanza in cui proprio tra un dialogo fra i due che avevano fatto l'operazione, il giorno dopo aveva questo titolo perso 300.000 euro. Ecco, noi con questi presupposti, perché poi abbiamo letto solo ordinanze, non abbiamo avuto mai riferimenti, ci siamo molto preoccupati, perché di fatto un titolo appena comprato che perde 300.000 euro era una preoccupazione vera. E Banca Centrale di fatto mette l'accento questa volta in modo definitivo sulla inopportunità, no? Illegittimità di questa operazione. E al di là di quali fondi siano stati utilizzati, questa operazione non doveva essere fatta, assolutamente. E noi abbiamo chiesto per mesi quale fosse il valore, chiarezza su questi titoli, e credo che sia arrivato il momento, accogliamo favorevolmente la presentazione di questo ordine del giorno, sul fatto, insomma, di fare chiarezza definitiva di come sia andata questa operazione. Io credo però che al di là delle responsabilità giudiziarie che verranno fuori, insomma, tanto mi auguro, insomma, qui dobbiamo fare delle considerazioni politiche. Considerazioni politiche che questa operazione non andava fatta. Sono stati investiti il 70%, lo scrive Banca Centrale, del patrimonio di Banca Centrale in un titolo in liquido, quindi si è messo a serio repentaglio anche i fondi e le disponibilità di Banca Centrale, in difformità del regolamento interno stesso di Banca Centrale. Ma la cosa più grave è che chi ha fatto l'operazione ha chiuso i debiti della Galassia Conforti e della moglie che lavorava per Conforti. Insomma, il Sciotto era il marito di Okawa Kio, che era il general manager dell'Advanced Financial. Quindi io credo che questa sia una responsabilità politica molto grave, anche perché questa operazione è stata difesa, sono state concesse anche malleve. Quando è stato il momento di fare chiarezza, l'ex governo di adesso, appunto SM, si è chiuso in un muro di gomma, e di fatto le azioni di responsabilità verso questi membri sono partite qualche mese fa, quindi a quasi 2 anni di distanza. Io credo che le responsabilità politiche, poi qui rispondo a chi ha detto che il governo non c'entra niente, ecco, i decreti di luglio del 2017, quelli che le ordinanze dicono che sono stati scritti direttamente dai tecnici di Conforti, questi decreti sono stati avallati dal governo e hanno permesso di creare quella finestra temporale dal 10 luglio al 21 luglio in cui il comitato gestore del Fondis, perché in Banca Centrale non c'erano solo i Fondis ma erano prevalenti questi 60 milioni dentro Banca Centrale, quindi senza quei soldi l'operazione titoli non si sarebbe fatta, ecco, questa finestra temporale ha tolto il potere al comitato gestore di controllare se si poteva fare o meno questa operazione, e questa è una responsabilità gravissima da parte del governo e del CCR di allora. Quindi io credo che accoglieremo molto favorevolmente questa opportunità di fare chiarezza una volta per tutti su questa operazione, ma bisogna rinfrescare la memoria, e credo che il Paese
ne abbia tutti i diritti, che le responsabilità politiche su queste operazioni sono molto gravi e sono anche molto evidenti. Grazie Eccellenza.